Io per il 2023 auguro a ogni acerrano, ovviamente, prima un augurio di salute e auguro ad Acerra, quindi alla mia città, di poter realizzare quella serie di progetti che noi abbiamo in mente per i quali la città debba essere una città per star bene, come dicevamo in campagna elettorale, è una città dinamica, una città che guardi al futuro, una città dove i giovani pensano di viverci. Per esempio, stasera noi inauguriamo la sede delle Youth, che è un movimento giovanile che ha stravolto un poco la dinamica giovanile di questa città in modo molto favorevole. Non è solo un gruppo di giovani che si riunisce, ma è un gruppo di giovani che pensa al futuro e pensa alla città del domani.